C'è sempre una spina, quando vai da un fioraio tu cerchi di comprare una cosa e ti mordono le spine e ti pungi. Benevento quest'anno ha sicuramente fatto degli errori di impostazione, ha sicuramente fatto delle scelte sbagliate e poi ci si è messo come sempre anche la mala sorte, ma non perché io creda alla fortuna o alla sfortuna, ma veda, io posso capire che c'è l'infortunato, questo in 17 anni di presidenza ci è sempre capitato. Però il fatto che si infortunano sempre tutti nello stesso ruolo è una cosa che è la prima volta che mi capita. Cioè se ci manca il centravanti, la domenica dopo si fanno male gli altri due centravanti. Se ci manca il terzino, i tre terzini. Cioè noi abbiamo scoperto l'infortunio di posizione. Non facciamo uno al difensore, all'attacco, ma tutti nello stesso reparto. E questo ci ha creato molti problemi. Qualcuno ha pagato, magari per colpe non sue. Certe scelte sono state necessarie perché avevamo la necessità di dare una scossa all'ambiente. L'unica fortuna in un anno terribile come questo è che questo campionato è veramente molto difficile, nessuno riesce a lasciare l'altro troppo indietro, speriamo di avere il tempo per recuperare, altrimenti rimpiangeremo il Benevento come qualcuno ha rimpianto l'eolico o ha rimpianto le altre cose. In effetti tutto nel mondo è energia rinnovabile, però qualche volta magari la capacità di rinnovarsi viene meno e uno perde qualcosa. Speriamo che Benevento quest'anno, che è il bene di tutti noi, lo amiamo da anni ormai, voi da quando eravate ragazzini, io sono diventato meno ragazzino da quando sto qui, vengo 17 anni di presidenza. Forse era il 17° anno che porta sfortuna. Superiamo questo e proveremo ad andare avanti. Ma io non ho mai perso l'entusiasmo. Il problema è che quando mi sembra abbastanza folle pensare che dagli spalti all'ennesima sconfitta ti metti a saltare, a ridere e a sorridere. L'entusiasmo adesso è un entusiasmo diverso. C'è una partecipazione a un funerale. Uno a un matrimonio fa una partecipazione allegra, a un funerale fa una partecipazione dolorosa, ma l'entusiasmo, la voglia di non mollare, l'idea di credere in un obiettivo non mi è mai nemmeno sfiorata di pensare in maniera negativa. E diciamo che le vicissitudini di quest'anno hanno dato una bella botta, però da qui a pensare che improvvisamente noi torniamo indietro ce ne vuole.